Proseguiamo l'esercizio del video precedente chiedendoci se per caso il campo di gravità della Luna sulla Terra non sia confrontabile con il campo di gravità del Sole sulla Terra. Quindi immaginiamo il Sole molto più lontano della Luna, fuori inquadratura, diciamo, che anche lui fa il suo campo di gravità sulla superficie terrestre e l'obiettivo è calcolare quanto è intenso questo campo di gravità del Sole sulla Terra e confrontarlo con il campo di gravità della Luna sulla Terra. Invece di fare i calcoli precisi, anche in questo caso vogliamo calcolare il rapporto tra i due campi di gravità del Sole e della Luna sulla Terra. Quindi procediamo in questo modo: campo di gravità del Sole è dato da questa espressione G massa del Sole diviso la distanza Terra-Sole al quadrato. Campo di gravità della Luna sulla Terra è G massa della Luna diviso la distanza Terra-Luna al quadrato, questa distanza ridotta del raggio terrestre. Nel rapporto tra i due campi di gravità, la costante di gravitazione universale di Newton, G grande, si semplifica e quindi abbiamo il rapporto delle masse, massa Sole diviso massa Luna, e abbiamo il rapporto inverso tra le distanze al quadrato. Cioè abbiamo al denominatore la distanza Terra-Sole al quadrato e al numeratore abbiamo la distanza Terra-Luna meno il raggio terrestre al quadrato tutte e due, quindi ho messo un'unica parentesi con il quadrato fuori. Ora, invece di fare il calcolo esatto, preciso, andiamo a fare un calcolo approssimativo. Cominciamo dalle masse. La massa del Sole è circa 300.000 volte la massa della Terra. Lo possiamo dedurre dalla solita tabella. Il Sole ha una massa di circa 2 per 10 alla 30 kg. Attenzione che qui c'è una nota, 1, vuol dire massa espressa in 10 alla 30 kg. Quindi 2 per 10 alla 30 kg, la Terra è circa 6 per 10 alla 24 kg. Quindi se andiamo a fare il rapporto tra la massa del Sole e la massa della Terra, c'è un fattore 300.000 circa. Invece abbiamo visto prima che la massa della Luna è circa un centesimo, grosso modo, della massa della Terra, quindi 10 alla meno 2. Allora il rapporto tra la massa del Sole e la massa della Luna viene 3 per 10 alla settima, 3 per 10 alla quinta diviso 10 alla meno 2 fa 3 per 10 alla settima. Ora dobbiamo passare al rapporto tra le distanze Luna-Terra e Sole-Terra al quadrato. Cominciamo dalla distanza Terra-Luna, abbiamo detto 59 raggi terrestri, facciamo 60 per semplicità, tanto stiamo facendo un calcolo approssimativo. E la distanza invece tra la Terra e il Sole, distanza Terra-Sole, è 150 milioni di chilometri, si chiama l'unità astronomica. Anche questa è riportata nella tabella, infatti abbiamo distanza media dal Sole, la Terra dista circa 0,15 per 10 alla 12 metri, sono appunto 150 milioni di chilometri. Per fare il calcolo, cioè il rapporto tra la distanza Terra-Luna e la distanza Terra-Sole, è comodo esprimere anche la distanza Terra-Sole in unità di raggi terrestri. La distanza Terra-Luna l'avevamo già espressa in unità di raggi terrestri, erano circa 60 raggi terrestri. La distanza Terra-Sole la esprimiamo in raggi terrestri e fa circa 23.500. Qui ho scritto 23.000 così per approssimare. Come si calcola la distanza Terra-Sole espressa in raggi terrestri? Basta dividere 150 milioni di chilometri diviso il raggio della Terra, 6.400 km circa, e fa appunto 23.500. Quindi questo rapporto è circa 60 diviso 23. 60 diviso 23.000, che poi dobbiamo questo rapporto elevarlo al quadrato. Quando noi facciamo questo rapporto e eleviamo al quadrato, otteniamo qualcosa tipo 6 per 10 alla meno 6. Quindi il rapporto tra il campo di gravità del Sole e della Luna sulla superficie terrestre è uguale a 3 per 10 alla settima, il rapporto delle masse, per 6 per 10 alla meno 6, il rapporto inverso delle distanze al quadrato tra Luna e Terra e Sole e Terra. E moltiplicando questi due fattori, il risultato, qui ho sbagliato perché il 6 non so perché mi è finito al denominatore, in realtà sta al numeratore, e moltiplicando questi fattori abbiamo 3 per 6, 18, per 10 alla prima, quindi siamo intorno a 180 come numero. Quindi non è 5, il risultato è quasi 200 in pratica. Questo vuol dire che il campo di gravità del Sole è circa 200 volte
più intenso del campo di gravità della Luna sulla Terra. Cioè noi che stiamo sulla Terra avvertiamo più forte di tutti ovviamente il campo di gravità della Terra stessa. Della Terra stessa un campo di gravità intenso 9,8 newton al chilo. Poi sentiamo anche il campo di gravità della Luna e del Sole, ma sentiamo più forte il campo di gravità del Sole di un fattore circa 200. E infine sentiamo il campo di gravità della Luna 200 volte circa più debole di quello del Sole. Almeno questo è quello che emerge da questi calcoli, se non li ho sbagliati. A me sembrava così a memoria che il campo di gravità del Sole fosse metà di quello della Luna sulla superficie terrestre, ma evidentemente non è così. I calcoli ci dicono che il campo di gravità del Sole è circa 200 volte più intenso del campo di gravità della Luna, misurati tutti e due sulla superficie della Terra.